Salve, salve da Marco Calabro per conto di Turvideo. Ci troviamo oggi a Santa Marta, siamo in Colombia e stiamo facendo un percorso all'interno della città. Ho fatto un primo video praticamente che va dalla marina al porto commerciale della città e adesso invece mi sto dedicando ad entrare verso l'interno della città. E vado fuori campo, quello che vediamo alle mie spalle è il monumento sul lungomare, il monumento dedicato a Don Rodrigo de Bastidas, che nel 1525 fu il fondatore proprio di questa città, una città a forte predilezione turistica che è Santa Marta. E vado fuori campo in maniera che possiamo vedere la città. La città, come ho detto, nacque nel 1525 per volontà di questo navigatore che fu Don Rodrigo de Bastidas. La città ha come caratteristica un'area centrale, quella dove ci troviamo, che è un'area a profonda predilezione coloniale ed è poi però anche un'area nuova che andremo forse a vedere in qualche video, che è la zona di Rodadero. Andiamo a vedere qua come però la città coloniale è stata sicuramente influenzata col tempo da costruzioni successive. Ne stiamo vedendo una che nulla hanno a che fare con, pur essendo gradevole insomma, ma nulla hanno a che fare con l'aspetto coloniale della città. Come dicevo, ci troviamo nel Parco Bolívar. Ogni città colombiana ha un parco importante dedicato a questo personaggio. Simón Bolívar è stato poi per Santa Marta un personaggio, anche perché morì proprio qui in questa città nel 1830. E fu seppellito, lui era nato a Caracas e venne qua e morì di tubercolosi. E fu un personaggio non importante, io direi importantissimo per la liberazione di tanti paesi del Sud America, dell'America Latina, e ne fu presidente anche di tanti. Parlo di Venezuela, parlo di Colombia, parlo di Panama, parlo di Ecuador, parlo di Perù, parlo di Bolivia. In Bolivia non fu lui direttamente a guidare la ribellione contro gli spagnoli, fu il generale Sucre, che però si mosse con l'intenzione di andarsi a integrare in quella che era una volontà politica che proprio aveva manifestato il generale Bolívar, Simón Bolívar. Qua stiamo vedendo questo monumento a cavallo di Simón Bolívar, che è un monumento che nel 1953 volle il Venezuela, volle fortemente il Venezuela, e chiaramente stiamo parlando di un Venezuela assolutamente pre-Castro chavista. Andiamo a vedere qua c'è scritto liberatore della Colombia, Ecuador, Panama, Perù e Venezuela, e fondatore della Bolivia. Omaggio del governo e del popolo del Venezuela alla città di Santa Marta, 1953. E Simón Bolívar fu sicuramente un personaggio importantissimo per la storia latinoamericana. E qua stiamo vedendo, ci troviamo praticamente nel centro di Santa Marta, il cuore della città. Là vediamo un monumento, una fontana con le quattro cariatidi. Questa fontana, realizzata in marmo di Carrara, viene proprio dall'Italia. Là vediamo il palazzo del governo, che praticamente corrisponderebbe praticamente da noi al palazzo dell'assemblea regionale. Vediamo anche qua
Vediamo qua quello che dicevamo, insomma, prima, lo stile coloniale che la città in alcune sue parti ci propone. Combinato oggi con stili completamente differenti, insomma. E questa, però, l'aspetto coloniale della città lo possiamo vedere di più quando iniziamo ad entrare nelle piccole strade, nelle piccole strade della città di un tempo. Ho fatto un video ieri sera proprio che vi invito a vedere, proprio sulla vita notturna di Santa Marta, all'interno proprio di una di queste strade. Sono strade che la notte si animano, perché sono strade piene di ristoranti, di bar, di gelaterie, e mentre di giorno quest'area dove ci troviamo, ecco, questo è il monumento che dicevo fatto in Italia, e mentre di giorno l'area nevralgica è questa qua dove ci troviamo adesso. Vorrei percorrere quelle strade perché sono le strade che ci portano fino al parco dove si trova il tribunale, che gli abitanti chiamano il parco dell'Odesseus o il parco dell'Os Novios. Quindi o il parco dei desideri o il parco degli innamorati. In effetti il parco si chiama Francisco de Paula Santander, che fu l'esimio giurista che pose le basi del diritto in Colombia, e fu un contemporaneo proprio di Simón Bolívar. Vediamo dalla quantità delle persone, insomma, questa è la zona tipica della city di qualsiasi città. Ed entro invece in questa zona che per certi versi è più... Qua sicuramente, ecco, stiamo parlando, vediamo i balconi, vediamo il tipo di edifici, stiamo parlando della zona che faceva praticamente, che ci ricorda l'area coloniale della città. Questa zona la notte si anima in maniera straordinaria, perché ogni porta praticamente è un locale. Qua sicuramente siamo in un'area che più ci ricorda la città coloniale che è stata Santa Marta, una delle prime città praticamente realizzate dai conquistatori in America Latina. Assolutamente vi consiglio di vedere il video realizzato qui la sera passeggiando per queste strade, perché cambia completamente il mondo. Quindi diciamo che la città, facciamo un piccolo riassunto, la città del 1525 fondata dallo scopritore della costa colombiana dei Caraibi, Don Rodrigo de Bastidas, è una città che ha per certi versi conservato la sua caratteristica di città coloniale. Qua c'è una gelateria italiana, sono dei gelatai romani che prima hanno aperto in Bucaramanga, una zona sicuramente più fresca della Colombia,
e poi hanno iniziato ad aprire queste gelaterie che sono di elevatissima qualità in vari punti, e questo è il punto di Santa Marta. Bisogna dire che normalmente la notte c'è sempre la fila per comprare il gelato. Io sto proseguendo verso il parco Francisco de Paula Santander, che però i colombiani conoscono per Parco de los Novios o Parco de los Deseos. Vale la pena di fare questo percorso, così ci rendiamo conto anche delle dimensioni del centro storico della città. Come vedete, stiamo a dei livelli di sicurezza, insomma, devo dire assolutamente validi. Si può venire sempre nella logica di una certa attenzione, si può venire in Colombia senza grossi problemi. Per certi versi si è tramutato in uno dei posti più sicuri al mondo, per la forte reazione che ci fu dopo gli eventi del 1992-1993, ovvero di quando una successione di eventi portarono fino alla morte, perché non volle farsi catturare, alla morte di Pablo Escobar. Passiamo per arrivare al Parco de los Novios, al Parco de los Deseos. Che in effetti si chiama Parco Francisco de Paula Santander. E questo perché proprio in questa piazza, il palazzo di fronte, andiamo a vedere, che è il palazzo del tribunale, il palazzo centrale del tribunale della città. Tutta la zona centrale è una zona estremamente gradevole. Vediamo anche qui quest'altra strada, una zona che praticamente con il tempo si è convertita in un'area pedonale. Vediamo che la strutturazione di questo parco è prettamente ottocentesca. Vediamo lì il grande gazebo dove una volta si esibiva l'orchestra della città. E questo di fronte, quello che vediamo di fronte, è il tribunale della città. Qua praticamente, riuscendo da questo lato, rientriamo nella zona della baia, andando avanti due isolati, rientriamo nella zona della baia dove si arriva alla marina. Praticamente qua siamo quasi dove si trova la marina. Grazie sempre per ascoltare Tour Video, e arrivederci al prossimo video.